Iniziamo il calciomercato. Cavaliere, però ha iniziato anche le partite ufficiali. Ieri ha giocato la Salernitana, ieri sera con la Regina in Coppa Italia, e mi sembra risultato 2-0 che la squadra, anche se ancora incompleta, ha fatto una bella prestazione. Un grande Bonazzoli, un gol bellissimo che ha sbloccato la partita, ma il centravanti ce l'abbiamo, senza tener conto che deve arrivare sempre Sini. Allora, do un annuncio a chi ci ascolta, che mercoledì il centravanti del Crotone sarà a Salerno. L'operazione è stata fatta. Accordo con la società del Crotone e accordo con il giocatore. Perciò la gente deve stare tranquilla, deve stare in santa pace, che con quell'amico, io lo chiamo amico, in coppia con Bonazzoli abbiamo una coppia di... e non finisce là, perché stanno in arrivo anche altri due calciatori, voce di Macarino per un là ieri sera, è sportivissima. La gente deve sapere che noi in testa abbiamo un generale di Corpo d'Armata della Finanza in pensione che ha preso la Salernitana, ha preso la poltrona. Sicuramente questo generale, dobbiamo dire, la sua eccellenza, in collaborazione con Fabiani e con Castori, stanno allestendo una buona squadra per salvarci. Oggi, diciamo, a chi ci ascolta, stiamo più dopo il Ferragosto, mancano ancora 10-12 giorni alla fine del mercato, abbiamo quella pazienza di attendere, ma sono tranquillo che se arriverà anche il giovello della Sampdoria, che l'ho visto ieri sera giocare, veramente è un ottimo giocatore in Sampdoria. Ma soprattutto sarebbe arrivato un nostro centrocampista di qualità, quello che stiamo aspettando, è quasi fatta per Grassi. Speriamo, auguriamoci. Io tanto ci credo, voi lo sapete, quando vi vedo con la maglia granata, come ho visto Bonazzoli di sera, grande colpo della Salernitana, veramente ha impressionato. E veramente di sera, anche se abbiamo giocato con una squadra di Serie B, ma la Salernitana, una bella squadra di Serie B, sì, è una bella squadra, non la voglio assolutamente del campionato, ma già si vede il lavoro di Castori. Solo che è meglio che ve lo faccio capire, Castori ha chiesto a Fabiano altri tre elementi per chiudere questo calcio mercato. Come noi abbiamo notizie, noi vi daremo informato. Vogliamo salutare il nostro direttore, Davide, che è tornato a Salerno dopo le vacanze. No, se n'è andato in ferie, si è fatto un po' amareggiati. Ma con questo salutiamo anche l'amico Franco Cappello, che è un nostro ammiratore. La Salernità sta crescendo piano piano. Noi è meglio che tranquillizziamo la tifoseria. Noi non dobbiamo vincere niente, ci dobbiamo solo salvare. Che poi vediamo durante il campionato. Un'altra cosa volevo dire: domenica finalmente incomincia il campionato in Serie A e si va a Bologna. Dal nostro Marco Di Vaio, non dimentichiamo il grande centravanti del 98 che ci portò in Serie A con la Liberty, e lui, quando ha visto il calendario, nemmeno a farlo apposta, l'ha gradito di giocare la prima giornata con la Salernità. Io mi auguro che da Bologna viene da una sconfitta. Ieri ha perso la Coppa Italia, l'ho vista pure la partita. L'ho vista anch'io, ho visto che la difesa non è... E hanno portato. Vabbè, ma diciamo la verità, dobbiamo essere sinceri. Di questi tempi non è che si fa qualche cosa. Quindi facciamo una volta lungo la nostra Salernità. Importante che la Salernità se va a Bologna, gioco come giocatori di sera. Esatto, importante è vedere ieri la prestazione, la mentalità, e abbiamo visto che la squadra ha la mentalità dell'allenatore, come l'anno scorso, colpisce al momento giusto. E sorniona, attende l'avversario, quando è il momento attacca. Un in bocca al lupo a tutta la squadra, al direttore sportivo Fabiani, perché con l'acquisto di Sini
hanno fatto un buon investimento anche a livello economico, e quindi significa che dietro c'è una società, come ha detto lei, rappresentante dal nostro grande generale della finanza, che sta conducendo, ha preso la fortuna di Lotito, hanno fatto un colpo di mercato non indifferente. Non ci possiamo, onestamente non ci quindi possiamo. La squadra e la società c'è, anche se non è ancora ufficiale, ma qualcuno c'è dietro che sta facendo qualche trattativa e sta anticipando. Le bei soldini, e tenete presente questo giocatore che arriva dal Crotone, sono 6 miliardi di euro. Un miliardino di orecchie sui prezzi che hanno messo con la Pugliese, io parlo con la regina. Pugliese è seria, è seria. Date la possibilità, dopo un anno e mezzo che il pubblico non viene a Salerno, di andare allo stadio. Pensiamo a riempire gli spalti quanto più possibile, perché la prossima partita in casa è proprio con la Roma e dobbiamo fare il pienone. Benissimo, perché si entrerà già al 50% allo stadio. Ma io mi auguro, parliamo già della prima partita di domenica, che si giocherà alle 18.30 a Bologna, almeno la Sedana prenderebbe quel punticino. Perché anche in Serie A il punto è buono. È ottimo, fuori casa. Un'altra cosa, insieme a te, Alfonso, non so se sai la notizia, che l'amico Faccenda sta in ospedale, facciamo i migliori auguri di una grande guarigione, e sarà più forte di prima. Perché l'amico Faccenda, non dimentichiamo, dirigente PCG, è una colonna portante, è un grande tifoso, anche in televisione quando parla, veramente parla da persone da alto livello. Da parte nostra, diciamo, dal cavaliere Antonio Guariglia e da Alfonso Pugliese e da tutto il centro coordinamento, facciamo i migliori auguri che il signor Faccenda riprenderà la sua poltrona. Auguri Faccenda. Allora, cosa possiamo dire? Stanno nascendo i grip, cavaliere. Sì, una cosa bella. Omaggiato. Vedete qua cosa mi hanno regalato. Grip dal presidente. Questo è un grip dedicato a Loris. A Loris, quel giovanotto che purtroppo nei festeggiamenti della Serie A l'abbiamo messo. Lo salutiamo veramente alla sua famiglia, a tutti gli amici che lo conoscono. Hanno pensato di farmi questo regalo, l'ho accettato di cuore e l'ho messo a posto nel mio club. La cosa più bella, che voglio dire agli amici, ma siamo in Serie A, io non ci credo. Alfonso, non ci credo. Fare una ragione, cari. Pugliese, non ci credo, ma e forse è un sogno che mi sono... E come mai? Voi per tutto l'anno scorso, tutta la Serie B, non voglio nominare quella parola, non voglio nominare quella parola, ma che ci state dentro... Non ci credo, vedete Alfonso? Ma tu pensi che fra 15 giorni arriva la Roma? Ma che scherziamo, ma qua è il sogno. Allora, vuoi la verità, al campo o dal tetto? Io devo dire la verità, sono sincero. Io il 24 agosto riparto per la Sardegna e purtroppo la Roma la perdo. Perché vengo lì, da quel punto vado lì per fare le mie cose, per sistemare tutte le mie comodità e rientrerò a Salerno il 3 settembre. Purtroppo devo soffrire avanti alla televisione. Io lì mi ho fatto anche Sky, mi ho fatto Zazà, ho tutte le mie comodità in casa mia e sicuramente dovrò soffrire in televisione per vedere questa grande partita della Roma. Purtroppo a me ho già i biglietti fatti e non li posso vendere. Devo rispettare l'impegno che ho preso con questa compagnia olandese che ci porta a Cagliari, ma il 3 tornerò definitivamente. Siamo in bocca al lupo anche alla Croce Bianca di Salerno, che ieri ha iniziato il suo lavoro allo stadio. Bellissimo. Stava presente una nostra rappresentanza con la Polanza e credo che con la Roma. Attenzione, chiariamo questo fatto. Noi siamo in collaborazione con la Misericordia, sì. Perché loro, c'è la Misericordia che ha avuto l'incarico, lo voglio chiarire al nostro presidente della Misericordia, e la Misericordia che lui deve fare giustamente per coprire, perché qua ci serviranno 5-6 ambulanze, hanno chiesto un aiuto della Croce Bianca e noi ci siamo messi a disposizione per la sanità, ma l'incarico allo stadio ce l'ha la Misericordia.
questo lo voglio già dire col presidente, non è che l'abbiamo avuto noi, ma la società Fabiani è a conoscenza che Angel partecipa alla Croce Bianca. Noi siamo contenti di fornire le nostre autovolanze, medici, infermieri, per mantenere questo spazio sempre a titolo gratuito, non vogliamo niente, non esiste proprio. Con questo, amici, noi appena che abbiamo notizie di mercato chiameremo subito e vi teniamo informati, perché come si dice, l'acqua nella pentola bolle. Qua le cose si sapranno tra 24 ore, 48 ore, siamo in attesa. Come abbiamo notizie, facciamo il filmato e lo mandiamo al nostro Daniele di Salerno. Anche giovedì prossimo inizia Cuore Granata. Ah, esatto, bellissimo. Non giovedì adesso, l'altro. Attenzione, dopo Salernitana dopo Bologna. Bologna. Iniziamo anche la nostra trasmissione all'Italia TV, siamo vicino a voi e alla fine, forza Salernitana, vi aspettiamo in attesa che arriva dal mercato. Grazie a tutti gli amici che mi guardano, saluto perché non sono uno e due, ma sono 4-5 mila persone, veramente li